Poi hai capito che questo era poi il lavoro, c'è sempre, per ogni interprete, per ogni attrice, ogni attore, c'è un film in cui uno dice io posso fare solo questo, voglio fare solo questo, ho scelto il lavoro giusto. Per te c'è un film in cui è scattata questa consapevolezza? Indovina un po'? Non so, non mi viene indovinate un po'? Facciamo un titolo a caso. Inizia con la T. È tutta la vita davanti. Il mio primo film è la prima volta. Il momento in cui ho capito era tutta la vita davanti. Che è un film bellissimo, sì, tra l'altro. Sì, un film bellissimo, dove ho conosciuto il mio grande amore, quindi, e dove ho conosciuto un modo di lavorare stupendo, a far parte di un cast pazzesco, insomma, di grandissimi attori, sono Valerio Mastandrea, Sabrina Ferilli, Elio Germano, e per me quella è una prova importante, dove dovevo comunque in qualche modo dare tutta l'energia. E infatti ho dato tanto. I risultati poi si sono ovviamente visti. Ma Paolo, quando è il tuo regista, come ti dirige? È più severo. Mi dirige bene perché mi dicono che in genere faccio dei film molto. Ma volevo chiederti, è più severo con te che con gli altri attori? Sì, magari se passa, cioè, metti caso che siamo in un esterno. Cioè la luce a cavallo, deve girare magari il tramonto, sai, il magic hour del cinema, no? Che tu fai le prove, poi 3 minuti e devi girare. Se in quel momento passa un aereo, è colpa mia. Cosa devo non c'entra niente. Però è così. Quando giriamo insieme è così, è bello perché ci divertiamo, poi ogni tanto ci contestiamo, però è bello, io mi diverto molto quando ci dico Paolo. Ma però non è male, passa l'aereo, non l'hai avvertito che a quell'ora... Ma mi calma! Questo deve essere davvero molto molto divertente. Tu sei rotato, guarda. Immagino. Perché poi mi guardano tutti e dicono... È colpa tua, così colpito, proprio puntato. Sono tanti, no? Lei registi e registi che ti hanno diretto, da Marco Gugi a Daniele Lucchetti, cioè è una lista davvero molto molto lunga. Tu, da Verdone, citavi prima, come attrice che tipo di direzione d'attore ti piace? Perché immagino che Lucchetti ovviamente lavori con gli attori in modo diverso da Francesca Fibugi, Verdone fa lo stesso, insomma ce n'è Muccino. Sono stata molto fortunata perché poi tutti i registi che ho incontrato, registi pazzeschi e che sono tutti forti nella direzione degli attori. Francesca Archibugi, oltre a essere un'amica, una poetessa, scrive dei copioni come dei romanzi, con uno sguardo ci capiamo, abbiamo fatto 3 film insieme. Pupi Avati, grande maestro di vita per me è stato, di insegnamento, siamo stati sul set, abbiamo condiviso per 6 mesi e mezzo una serie molto lunga che si chiamava Matrimonio, dove a un certo punto ero stanca, non avevo più l'energia, qui più o meno era il 5° mese di riprese, cosa che in genere non mi capita mai, e come lo ero io, lo erano altri 20 attori protagonisti, lui ci scrisse una lettera, mi disse che conservo preziosamente e che ogni volta la riguardo, ci diceva dovete comunque spingere fino alla fine, gli ultimi 100 metri sono quelli più faticosi e voi dovete farlo perché tu Michele stai trainando questa serie fiction, insomma, perché sei la protagonista e se traini tu vengono tutti dietro, se siamo usciti gli altri non vengono, quindi Pupi grande maestro di vita e Carlo oltre a farti ridere, oltre a farti diventare buffo e comico è accogliente, stare nei film di Carlo ti senti veramente un comico di continuo, cioè è il re della commedia.